Marco, Marco Martorano. Rende punti 2, 3, 4 che sono simili. Vorrei dare direttamente la parola all'ingegnere Cecchini che ci illustrerà direttamente i punti. Comunicazione del sindaco. Comunicazione del sindaco. Non è la cosa che ha scusa, lo stesso. Gentile concessione di questa presidenza. Non si sono problemi. Gentile concessione di questa presidenza oggi mi ha presentato da un mio assessore che comunque il consigliere. No, volevo comunicare perché è sicuramente importante dirvi alcuni passaggi in merito alla costituzione della SRL, che è la società di regolamentazione che si occuperà di impiantistica in Sicilia e nello specifico a Palermo, comprendendo anche il comune di Figueranzi che fa parte dell'area metropolitana est e poi c'è anche l'area metropolitana ovest. Dopo tanti rinvii che sono cominciati nel mese di agosto per la costituzione di questa società, oggi c'è stata un'ulteriore convocazione presso la provincia regionale di Palermo e per l'ennesima volta c'è stato il flop, nel senso che c'è stato un rinvio ad una settimana, al 18 di dicembre, perché devo dire con grande chiarezza che Palermo non era pronta ad affrontare i passaggi che l'atto costitutivo avrebbe previsto, quindi la nomina del consiglio di amministrazione, di tutte le figure che girano attorno alla costituzione di una società di questa SRL che sarà la più grande in Sicilia e dovrebbe affiancare i comuni che già sono provvisti di piano aro dell'impiantistica, quindi dovrebbe rappresentare quel polmone di impianti che insieme ai vari aro dei vari comuni come quello di Figueranzi dovrebbero mandare avanti il servizio. Con grande amarezza devo dire che Palermo continua a non essere neppure dal punto di vista organizzativo, a non avere le idee chiare, a non avere le idee chiare neppure i nostri colleghi che fanno parte di Palermo Ovest, i comuni che vanno da Palermo a Capaccio, a Cadiglio, insomma quell'area lì. Da questa parte, da Villa Abate fino ad arrivare a Casteltaccia, oggi abbiamo fatto parte del tavolo tecnico, abbiamo dato le nostre indicazioni, ma ci siamo trovati innanzi a dei colleghi che sembravano caduti dalle nuvole e questo è drammatico, pensando che il problema dei rifiuti è veramente attuale. Se voi fate un salto a Palermo, in questo momento ci sono delle situazioni critiche che forse neppure nella vicina Bavaria abbiamo mai visto, e non tanto parlo delle periferie ma parlo proprio della via Massima Marina, che comunque non è proprio periferia perché è una delle arterie principali che collega la città alle altre varie periferie e ai paesi limitrofi. Questo mi faceva dovere dirvelo. Il giorno 18 avremo una nuova convocazione. Vi informerò chiaramente e prontamente. Buonasera a tutti. Allora, stasera affrontiamo per la prima volta, penso che sarà la prima di una lunga serie, una problematica che è diffusa un po' in tutto il territorio siciliano, cioè quello del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Vorrei fare una premessa introduttiva alla problematica in modo tale da inquadrarla nel contesto e poi entrare nello specifico delle pratiche che tratteremo. La normativa nazionale e quindi regionale ha sin da 1942, con la prima legge di urbanistica, ha stabilito che per edificare all'interno di un territorio comunale era necessario avere una licenza edilizia di tempi. Quindi i comuni si dovevano dotare di uno strumento urbanistico che consentisse di regolamentare appunto la possibilità o meno di edificare
e il cittadino proprietario del terreno era nell'obbligo di chiedere la concessione edilizia per poter realizzare l'immobile. In assenza di concessione edilizia, l'immobile realizzato risulta essere abusivo. E quindi, ai sensi di norma, prima la 47, poi in Sicilia la 37 e poi il testo unico sull'urbanistica, chiariscono che in assenza di concessione il proprietario viene innanzitutto verbalizzato, viene denunziato all'autorità e gli viene assegnato un termine di 90 giorni per la demolizione del fabbricato abusivo. Se non ottempera la demolizione, l'immobile viene acquisito al patrimonio comunale, viene trascritto presso la conservatoria e poi in una fase successiva il Consiglio Comunale si esprime sulla possibilità o sull'eventualità di destinarlo ad uso pubblico oppure di demolirlo. Questo diciamo che in qualche modo è, diciamo, la normativa che da questo punto di vista è molto chiara, non dà spazio a grandi interpretazioni. Il problema è che, dico, c'è da dire anche che durante il corso degli anni si sono succedute tre leggi di sanatoria che chiaramente hanno creato anche delle false aspettative nei confronti di chi giustamente realizzava abusivamente, poi il legislatore faceva una legge di sanatoria e quindi, chiedendo l'istanza di condono, otteneva la sanatoria e sanava l'abuso commesso. Quindi in questo si è creato uno stato anche di confusione, chiaramente, perché da un lato la norma è chiara, ti dice tu non puoi realizzare immobili abusivi e poi fare la sanatoria per andare a sanare. Tutto questo discorso chiaramente va poi ad essere discusso a livello regionale con quelle che sono le norme urbanistiche in materia di regione, perché la regione, essendo assoluta autonoma, ha autonomia legislativa. E in particolare una delle leggi, diciamo, fondamentali sotto questo punto di vista è la legge 78 del 76, che ha introdotto il cosiddetto vincolo di identificabilità nella fascia dei 150 metri. Ora, la norma inizialmente aveva, diciamo, come spirito di fondo quella di cercare di dare la possibilità di uno sviluppo a livello turistico, tant'è che fu l'assessorato al turismo a fare questa norma, stabilendo che dentro i 150 metri non si potevano realizzare immobili che fossero destinati alla residenza, ma dovevano essere immobili destinati alla fruizione del mare. Questo vincolo di fatto di inedificabilità determina l'insanabilità di tutti gli immobili realizzati su questa fascia, realizzati dopo l'entrata in vigore della norma, quindi giugno 76. Questo che cosa comporta? Che se nel corso degli anni si sono realizzati immobili in questa fascia e sono state poi presentate le istanze di condono, il comune competente per territorio è nell'obbligo di fare i provvedimenti di diniego, fare le successive ingiunzioni e successivamente le ordinanze di immissione. E diciamo, arriviamo ai tempi nostri. Ai tempi nostri, in particolare a giugno di quest'anno, diciamo che l'assessorato territorialmente emana una diffida a tutti i comuni della regione siciliana, diffidandoli appunto entro un termine perentorio a concludere tutte le pratiche di abusivismo edilizio che erano giacenti. E per completare, chiudere significa che praticamente devono essere portati all'acquisizione e poi in successivo passaggio in Consiglio Comunale con la dichiarazione di pubblica utilità o con la demolizione. Questa diffida, diciamo che non è nuova da questo punto di vista, perché negli anni sono succedute altre, man mano i comuni si sono mossi chiaramente, ma calcolando l'impatto sociale che questo tipo di attività ha, è chiaro che si ci va, diciamo, con i piedi di piombo, nel senso che si ottempera chiaramente ad una diffida, cercando di capire anche quali sono i presupposti, perché nel frattempo ci possono essere ricorsi a TAR, nel frattempo ci possono essere trasferimenti di proprietà,
modifiche catastali, quindi ci sono tutta una serie di problematiche legate alle immissioni in possesso che, diciamo, se non attenzionate, rischiano di far invalidare tutto il provvedimento poi fatto. L'ufficio, a proposito, a seguito di questa diffida, si è mosso, intanto ha rivalutato tutte le pratiche giacenti all'interno degli archivi, le ha ordinate in degli elenchi e ha cominciato a predisporre appunto le proposte per il Consiglio Comunale, che oggi è chiamato per la prima volta, ma ripeto, sarà una delle tante volte in cui ci vedremo per questi argomenti, perché li dobbiamo completare tutti. Quindi il Consiglio Comunale si dovrà, diciamo, pronunziare sulla particolare sul comma 5, mi sembra, dell'articolo 31, se non ricordo male, sì, articolo 31, comma 5 del DPR 380 del 2001, che appunto prevede la possibilità o meno, ora vedremo poi caso per caso, di dichiarare la pubblica utilità di un bene o di dichiararne la demolizione. Tutto questo la norma prevede, perché l'articolo 31 è chiaro anche in questo caso, che cosa prescrive? Che l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità è possibile sempre che le opere non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Capite bene che se siamo nella fascia di inedificabilità assoluta, quella di cui parlavo poco fa, c'è poco spazio per un'eventuale dichiarazione di pubblica utilità, perché l'articolo 15 del 7876, come dicevamo poco fa, stabilisce in modo inequivocabile la inedificabilità assoluta degli immobili. Vero pure che l'articolo 16, sempre la 7876, prevede la possibilità di fare un'istanza di deroga, quindi l'immobile in ogni caso passa al comune, ma laddove il Consiglio Comunale ritiene che ci siano dei prevalenti interessi di carattere pubblico, ne può fare l'istanza di deroga al Presidente della Regione. Chiaramente questo, diciamo, non è una cosa che si può utilizzare in modo a macchina, così, diciamo, in modo molto generalizzato, ma va puntualmente poi valutato in modo serio in funzione effettivamente della necessità. Laddove gli immobili invece non ricadono all'interno della fascia di inedificabilità, là il Consiglio Comunale può, diciamo, stabilire la dichiarazione di pubblica utilità o eventualmente la demolizione, in quanto non contrastando con vincoli né urbanistici né ambientali, là, diciamo, abbiamo possibilità di muoverci come riteniamo opportuno dal punto di vista poi dell'effettiva usabilità del bene stesso. Ora, dico, se ci sono domande o dubbi su questa prima fase introduttiva, le valutiamo, oppure passiamo direttamente all'analisi delle pratiche. Sì, io una domanda in realtà ce l'ho, è la seguente, però vorrei che venisse chiarito un passaggio. Perché oggi siamo qui riuniti in quanto istituzione, organo Consiglio Comunale, e su che cosa dobbiamo decidere? È questo un pochettino il passaggio che mi fa suscitare qualche dubbio, poiché già, se non erro, leggendo la circolare che ho qui davanti, la numero 3 del 2011 del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, a firma del dottor Sergio Gelardi, diciamo che l'iter amministrativo prevede che, leggo proprio testualmente, la procedura disciplinata dal comma 3 articolo 7 della legge numero 47 dell'85 prevede: se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione del ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. Orbene, nella norma risulta evidente che l'effetto ablatorio si verifica ope legis, all'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare l'ingiunzione a demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale all'inottemperanza si configura solo come titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione del registro immobiliare. Quindi, a quello che ho capito io, qui le proposte di delibera riguardano immobili che già non hanno ottemperato all'ingiunzione di demolizione nei prescritti 90 giorni e pertanto già sono nel patrimonio del comune di Ficarazzi. Quindi sono già nostri, noi non stiamo decidendo se acquisirli o meno.
Sì. Né tantomeno decidiamo se demolirli o meno. La legge lo dice che devono essere demoliti perché sono stati costruiti già in violazione di legge. La circolare poi... vorrei aggiungere un aspetto. Prego. Oltre a questo, un aspetto che giustamente diceva lei, cioè sul fatto che già sono acquisite e sono patrimonio in comune, queste pratiche di cui tratteremo tra l'altro hanno anche una chiusura a livello di procedimento, a livello di ricorsi al TAR, eccetera. Quindi da questo punto di vista sono completi, perché di tutte le pratiche giacenti noi andiamo a valutare pure questo aspetto di qua. Sì, sì, va bene, se no questa diciamo è un'ulteriore precisazione. La circolare prosegue stabilendo poi quali sono le alternative alla demolizione per il bene già acquisito al patrimonio comunale. E dice, la verifica in oggetto, insomma tutti i passaggi, conduce alla riflessione in ordine agli effetti procedimentali conseguiti all'atto di ingiunzione a demolire, in quanto va considerato la scadenza del termine causando il trasferimento automatico dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, in cui condanna reale in ipotesi in cui gli immobili siano rimasti in uso agli stessi responsabili dell'abuso a titolo gratuito. Tanto quanto sopra, occorre evidenziare che le opere acquisite al patrimonio comunale non possono essere occupate dai responsabili dell'abuso in assenza dell'atto deliberativo di cui l'articolo 7,5 della legge regionale 47 dell'85, con il quale l'organo consigliare dichiara l'esistenza di provvedimenti prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali. Ed è questo che, quello che ha detto lei, ovvero l'amministrazione comunale, nella fattispecie il Consiglio Comunale, possono con propria deliberazione stabilire che vi sia un prevalente interesse pubblico che faccia propendere l'amministrazione per mantenere quell'edificio in quanto lo vuole destinare a determinati usi di pubblica utilità. E qui ne dice qualcuno. Uno di questi è ad esempio la possibilità che ha il comune utilizzare questi immobili per destinarli a soddisfare le esigenze di edilizia pubblica. E qui dice, a proposito, i comuni con delibera del Consiglio Comunale su proposta del sindaco, considerate la necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale da soddisfare anche mediante il ricorso a patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985 numero 47 e successiva modificazione della legge regionale 10 agosto 1985 e successiva modificazione in quanto compatibili. Dico, questo ho voluto fare diciamo, questa premessa leggendo appunto questa circolare proprio per inquadrare bene le motivazioni per le quali il Consiglio Comunale dovrebbe essere chiamato a deliberare su queste cose. Quello che leggendo le proposte, tutto sommato, non ho visto però nulla riguardo a una fase istruttoria, ad esempio che su proposta, come dice qua, del sindaco, verificate ad esempio le necessità di edilizia popolare, ci dice a noi il Consiglio esprimetevi dichiarate la pubblica utilità in quanto vogliamo destinarvi a questa cosa, oppure diciamo per altre attività. Quindi non avendo visto diciamo questo tenore nelle proposte che mi sono state portate, dico in che cosa, su che cosa mi devo esprimere formalmente, perché capisce bene che determinare prevalente interesse pubblico di un edificio senza avere una fase istruttoria ad hoc che mi dica questo edificio io l'ho individuato, possiede le caratteristiche tali per poterci fare una biblioteca, un altro bene diciamo di pubblica utilità, dico non posso deciderlo io adesso su due piedi, necessita una fase istruttoria tale che mi faccia formare un giudizio compiuto sulla deliberazione che vado ad adottare. Cioè lei sa benissimo, ogni atto amministrativo, qual è una delibera del Consiglio Comunale, presuppone una certa istruttoria. Se questa istruttoria manca, non posso deliberare, almeno questa è la mia visione delle cose. E non avendo la vista, quello che volevo chiedere, e mi sono confrontato anche con gli altri colleghi, è se ci fosse la possibilità
in mancanza magari di una scadenza ben precisa, cioè dovete adottare quest'atto entro il 31-12, proseguire questa fase istruttoria approfondendo caso per caso, visto che, come dice lei, ce ne saranno anche molti altri a seguito, se c'è questo prevalente interesse pubblico, e quindi votare appunto il prevalente interesse pubblico con la destinazione specifica, oppure non c'è interesse pubblico, quindi seguirà la sorte che prevede la legge per questo tipo di edifici, quindi essere abbattuti e quant'altro. Se ha concluso il Sì, io ho concluso, ho espresso diciamo la mia opinione. Presidente, posso parlare? Sì, sì. Chiaramente io conosco le pratiche che sono state sottoposte al vaglio del Consiglio, e se una cosa manca non è che perché ce la siamo dimenticata, ma perché non può esserci più una situazione del genere. Alcune pratiche, anzi la maggior parte delle pratiche che questa sera verranno trattate, riguardano immobili che ricadono in una fascia che la legge considera di inedificabilità assoluta, quindi su una fascia del genere non può sussistere nulla. E se non è stata fatta un'attività, diciamo una richiesta al Consiglio da parte del sindaco o di chi ha questo tipo di competenze, che può essere anche un organo collegiale, la giunta che fa una valutazione insieme al sindaco, proprio perché riteniamo che non ci sia su alcune pratiche o una necessità del genere, anche perché sarebbe veramente, diciamo, un po' anche tra virgolette strano andare ad applicare una legge per poi sconfessarla e prendere l'immobile e darlo o destinarlo a un'edilizia popolare, perché se un immobile è realizzato nella fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta, ci deve essere una ragione. Poi questa legge può essere o meno condivisibile o meno, ma questa è e questa va applicata. Tuttavia io raccolgo, nell'eventualità ci fosse anche da parte della maggioranza una valutazione e una voglia di discuterne anche, diciamo, di più su questa problematica, di diciamo andarci a riconfrontare. Tuttavia alcuni paletti devono essere chiari, e questi paletti sono le premesse che ha, diciamo, detto l'ingegnere Cecchini in maniera molto, molto precisa. Io ieri ho fatto una riunione di maggioranza con i miei, ho spiegato un po' la problematica. La problematica è una problematica che tuttavia il nostro ufficio tecnico negli anni ha sempre affrontato con grande attenzione e professionalità. I vari, diciamo, capi dell'ufficio tecnico si sono sempre comunque confrontati con questa problematica, perché noi dobbiamo distinguere il nostro territorio. All'interno del paese, del centro storico, non assistiamo a grandi abusi edilizi. Ci può essere il piccolo abuso di necessità del nostro concittadino che realizza una piccola tettoia e poi la chiude, quindi realizza un vano chiuso, oppure realizza un doppio servizio. Ecco, questo è un piccolo abuso che anche la legge dice abuso di necessità, e poi ci sono anche degli strumenti come le sanatorie che danno la possibilità di sistemare questa tipologia, diciamo, di problematiche. Poi ci sono i grandi abusi, cioè quelli che sono stati commessi negli anni, e devo dire che anagraficamente nessuno c'era, neppure Gioacchino forse a quei tempi, che sono stati realizzati sul litorale, sul viale Europa. Sul viale Europa sono stati realizzati di tutto, è stato realizzato di tutto e di più. Quando è intervenuta la legge che ha salvaguardato la costa e ha creato questo vincolo di inedificabilità assoluta, cioè nel 76, è stato impossibile andare a sanare gli immobili, e quindi nessun tipo di legge di sanatoria successiva ha mai permesso una cosa del genere. E quindi questo è anche un ulteriore paletto. Poi tra l'altro l'ultima legge, quella del 2003, addirittura parla di impossibilità a sanare immobili in presenza di un vincolo di lusso sanatorio. Ecco, pure se non sia di inedificabilità assoluta. E devo dire che io mi affido molto al mio ufficio tecnico,
diciamo, uno del mestiere, perché faccio pure io questo lavoro, dalla parte di chi difende, tra virgolette, magari gli abusi, sono sicuro che il nostro ufficio è veramente molto, molto preparato. Tuttavia, se non abbiamo particolari, tra virgolette, prescrizioni che ci impongono di andare a decidere stasera stesso, se in tutto il Consiglio Comunale vuole magari, diciamo, riaggiornare la seduta, confrontarci, il Consiglio su questa materia è sovrano, quindi neppure il sindaco può, tra virgolette, diciamo, decidere su una situazione del genere. Io raccolgo anche, diciamo, un passaggio che è stato fatto dal Presidente del Consiglio, chiaramente da parte di Sergio, che mi diceva: ho ritenuto opportuno affrontare questo argomento non in commissione ma direttamente in consiglio, perché era più utile un dialogo, un confronto pubblico su questa tematica, che è una tematica importante ma non è una tematica che ci può assolutamente sconvolgere la nostra agenda di governo, perché ritengo che sia una tematica ordinaria, perché se una persona, un mio concittadino o io stesso, vado a realizzare un immobile su una battigia, so benissimo che le conseguenze sono quelle della demolizione e anche del fatto che uno subisce un processo penale e viene anche, diciamo, denunziato. Quindi da questo punto di vista sono abbastanza sereno e tranquillo, sia io che la mia amministrazione, che anche, diciamo, tutto il Consiglio, che stiamo facendo quello per cui siamo chiamati a fare, cioè amministrare un territorio senza nessun tipo di perplessità, senza nessun tipo di problema su una cosa che è ordinaria amministrazione, niente assolutamente di straordinario. Sottolineatura. Sì. Ovviamente il mio intervento non voleva essere come una reprimenda nei confronti dell'operato dell'ufficio tecnico, che ha sbagliato. Assolutamente no, in quanto ritengo che il lavoro fatto nella fattispecie sia stato molto scrupoloso e abbia seguito in maniera ortodossa quelli che erano i passaggi prescritti dalla legge. Però, come le diceva, noi adesso abbiamo l'opportunità seria e concreta anche di mettere mano a una gestione del territorio, forse, diciamo, anche attraverso il mezzo estremo della demolizione, dove la legge non ci lascia altra alternativa, però abbiamo la possibilità di avviare un confronto serio su quello che è la problematica della costa, che va risanata utilizzando tutti gli strumenti possibili che la legislazione ci mette a disposizione. L'ingegnere sottolineava che in alcuni casi potrebbe pure esserci la possibilità per alcuni magari immobili, penso ad esempio alla chiesa che è in Viale Europa, di chiedere una deroga all'articolo, a questa prescrizione, insomma, io gli articoli di legge magari non li ricordo bene, però per questi singoli casi non sarà possibile salvarli tutti. Siamo d'accordo, però avviare un'attività istruttoria in questo senso, caso per caso, come va fatto nella fattispecie, io la ritengo utile anche perché è un altro ulteriore tassello che muove verso una gestione di quella parte del territorio che per adesso non è stata gestita assolutamente. Mancano servizi in quell'area, manca tutto, è giusto. Quindi ritengo che sia utile sfruttare questa circostanza anche per avviare un processo di questo tipo. Quindi la mia proposta, che penso, diciamo, trovi pure la maggioranza, è quella di non rinviare la decisione ma di approfondirla, invitando in delle sedute conoscitive anche dei funzionari dell'assessorato al territorio e ambiente, che ci delucideranno anche in merito alle deroghe che possiamo chiedere su determinate prescrizioni di legge. Dico, questo è il senso, questa è la proposta che mi sento di lanciare in questo momento. Consigliere Tonini. Sì,
Prima del mio intervento, Martimani ha anche alzato, è chiaro che qualunque decisione oggi del Consiglio che vada nella direzione proposta dal consigliere Martorana non comporterà assolutamente uno stallo da parte dell'ufficio tecnico nel portare avanti le pratiche. Quindi la prossima volta, oggi io non lo so quanto sono, dovrebbero essere 5. Sono 4. La prossima volta ne troveremo altre 4 o 5 e quindi si ricomincerà da 9 e anche la prossima volta ancora sarà sempre così, nel senso che l'ufficio tecnico non è che si ferma perché noi faremo delle valutazioni politiche, l'ufficio tecnico ne porterà tante quanto ne sta portando oggi diciamo queste pratiche non vanno più. Questo mi fa dovere dirvelo, mi fa dovere dirvelo perché ci sono dei tempi anche, la politica a volte ha dei tempi abbastanza lunghi, i tempi di un ufficio tecnico su questo argomento, anche per input mio dell'amministrazione, me ne faccio carico su queste cose, perché non guardiamo in faccia nessuno, perché è giusto fare così. Credo che che su un argomento di tale importanza, che per la prima volta, almeno da quando sono consigliere comunale, non so gli anni passati, si viene consigliere comunale a trattare un argomento così delicato, che probabilmente io non sono tecnico, ingegnere, questo è il mio pensiero, probabilmente questo argomento deve essere trattato molti anni fa, o comunque iniziare l'iter molti anni fa. Lei cita l'articolo 5, ma ci sono gli articoli precedenti, non so se lei poco fa ne ha parlato, dove effettivamente l'ufficio tecnico negli anni passati doveva iniziare un iter procedurale affinché si arrivasse con diverse fasi all'acquisizione dell'immobile. Se sbaglio non sono tecnico, io leggendo questa legge ne devo correggere, all'acquisizione dell'immobile, addirittura alla trascrizione. Quindi noi oggi, a prescindere che c'è una circolare regionale che oggi ci impone a tutti i comuni della Sicilia a portare avanti questo iter e a concludere l'iter. Ma io effettivamente l'approfondimento di ogni pratica, quello di ogni gruppo dell'opposizione, è sulla decisione. Gli immobili noi già sono trascritti al patrimonio comunale. Io non le vinco dalle carte leggendo, dicendo che si ordina a trascrivere gli immobili. Ma io non ho nessun documento laddove leggo che l'immobile già è trascritto al patrimonio comunale. Allora, faccio un passo indietro. Quando ho fatto la premessa, io vi ho detto che l'istruttore che abbiamo fatto in ufficio ha evidenziato e vi ha portato qua in consiglio comunale quelle pratiche che sono concrete. Che cosa significa? E se il provvedimento, e qua nella premessa della proposta sono citato, se il provvedimento è nato nel 2004, cioè per esempio il diniego di senatore è cominciato nel 2004, ci sono stati anche dei tempi dovuti ai ricorsi che nel frattempo sono stati fatti, e alle eventuali sospensive, all'attesa di una perenzione o di una sentenza di merito. Quindi diciamo che l'iter amministrativo di queste pratiche è lungo, perché purtroppo il diritto alla difesa è sancito per legge, quindi la legge è chiara, dici tu fai la demolizione, 90 giorni acquisisci, sì, però c'è da chiarire che se io metto un'ordinanza di demolizione, il cittadino ha tutta il diritto di difendersi, quindi fare un ricorso al TAR, impugnare il provvedimento, laddove il provvedimento è viziato chiedere anche l'allungamento o la sospensiva. Quindi in alcuni casi è pure capitato che l'ufficio ha potuto sbagliare e ha dovuto correggere gli atti. Quindi diciamo che oggi stiamo parlando di pratiche che hanno chiuso tutta questa sfera di provvedimenti. L'articolo 5
Okay. Quindi non è che il Presidente dice ma com'è che non ci abbiamo pensato prima? Non è che non si ci è pensato prima perché non si c'è voluto pensare. No, io ho anche non sto parlando, non è un fatto personale. Dico, è un problema proprio legato al carattere amministrativo e alla complessità di queste pratiche. Questo diciamo è la spiegazione diciamo semplice, ma è questa purtroppo. Cioè i tempi che ci vogliono per completare una pratica sono legati spesso ai tempi con cui il TAR si esprime. Il TAR purtroppo per esprimersi, oggi in tempi magari più brevi, ma prima aveva tempi molto. Tra l'altro spesso e volentieri le amministrazioni, voi per una questione diciamo di evitare per valutazioni politiche, sia per un problema economico, tendevano a non costituirsi in giudizio, proprio anche per un fatto di risparmio. Quindi è chiaro che queste cause avevano il loro iter molto leggero. Se un immobile è una zona vincolata, laddove non è sano, quindi deve essere demolito, come adesso al sindaco, e quindi alla fine io è un atto dovuto. Che devo contare per l'altro qui qua? L'atto dovuto, allora l'atto dovuto non significa che tu sono degno, e poi ti convince, no, nel senso che io sto sbagliando, io posso andare a deliberare una proposta di un immobile che io per dire ne voglio fare uso, che non siano, come dice l'articolo 5, non ci sono dei vincoli rilevanti a livello di interessi urbanistici e ambientali, secondo che io voglio capire. Allora, il Consiglio Comunale, laddove è in presenza di un vincolo di edificabilità, può prendere atto semplicemente che c'è un vincolo, l'immobile contrasta con il vincolo e chiaramente prende atto che si deve demolire. Punto. Il passaggio in Consiglio Comunale è un atto dovuto, o per presa d'atto o per una questione di merito, il passaggio va fatto. Perché, ripeto, l'articolo 16 prevede pure nella 78-76 l'eventuale istanza di deroga che può avanzare il Consiglio Comunale. Quindi il passaggio in Consiglio Comunale è necessario, perché laddove non viene fatto e l'ufficio decide di demolirlo senza passare in Consiglio Comunale, questo è un atto che viene impugnato immediatamente e possibilmente il proprietario ci chiede pure il danno, perché è legittimo. Il passaggio in Consiglio Comunale va fatto. Voi per una presa d'atto perché dice guarda c'è un vincolo, a questo punto io non posso dire niente, o voi per un fatto di merito perché dice guarda siccome siamo nella possibilità, perché l'immobile riveste particolari caratteristiche sociali o di altra natura o religiose, poco fa si faceva l'esempio della chiesa a mano, dico queste sono valutazioni che il Consiglio Comunale può fare e dire guarda io nel pieno del mio potere l'articolo 16 che eventualmente possiamo leggere dà la possibilità, la facoltà al Consiglio Comunale di fare avanzare istanza di deroga all'articolo 15, che è quello del vincolo. Sul mantenimento dell'immobile, noi lo possiamo leggere se volete l'articolo 16 con, diciamo, per fare chiarezza su questo passaggio. Quindi non è che praticamente dice guarda che mi stai facendo leggere queste cose se sono solo atti dovuti, pure che sono atti dovuti vanno fatti. Questo è il principio. Quindi poi il Consiglio può decidere, dice no, guarda, io voglio fare istanza di deroga, oppure dice no, prendo atto del vincolo, punto. Quindi in poche parole, io che decido oggi, stasera, di togliere un immobile a un signore tizio, una zona vincolata, potrei fare un'istanza, io o lei, di competenza, a affidarlo, in poche parole, se il termine è giusto, a un'associazione. Quindi la legge dice che per quello che ha fatto l'abuso la zona è vincolata, per l'associazione non è vincolata. Parla bene questo, giusto? È paradossale. Non è che uno viene in consiglio senza una proposta e perché se l'è dimenticata. No, perché non da, cioè, dal mio punto di vista, io sono abbastanza garantista, il mio garantismo si evidenzia nel momento in cui verifico anche la presenza di ricorsi al TAR, di sospensive, di iter difensivi che il cittadino ha
e nel caso in cui esercita ha diritto, diciamo, di avere anche delle risposte da parte del TAR. Queste pratiche che oggi fanno parte, diciamo, delle prime che vengono attenzionate dal Consiglio sono veramente pratiche che hanno completato qualunque iter sia amministrativo, quindi già sono trascritte al patrimonio del comune, sia anche a livello difensivo, perché nessuno dei titolari, diciamo, di questi edifici oggi potrebbe azionare un meccanismo di difesa perché ormai sono scaduti i tempi o perché c'è stata una sentenza di rigetto e quindi ha completato, diciamo, veramente l'iter. Però attenzione, non è che queste cose che magari per me, per un ufficio tecnico, possono essere, diciamo, normali, usuali e anche chiare, lo devono essere fino in fondo per tutti, quindi non vedo, diciamo, nessuna dilazione anche procedurale nel volerle guardare, anche se veramente questo contrasta con l'efficienza di un ufficio tecnico che ha avuto sin da quando è arrivata la circolare, ma devo dire sin da quando io mi sono insediato, una certa attenzione su queste cose, perché uno dei punti del nostro programma, quando uno ci mette i panni ai pesci, se non li riesce a moltiplicare non è colpa di nessuno. Uno dei punti del nostro programma è il recupero della costa, e siccome il recupero della costa non è che si fa facendo poesie, ma cercando di dare anche una riorganizzazione del territorio, questo è uno strumento di politica volto a dare delle indicazioni precise su una costa che oggi in buona parte è prigioniera di tanti immobili abusivi. E quindi se noi la vogliamo valorizzare, non la possiamo soltanto valorizzare attraverso la realizzazione di camminamenti o di una bella illuminazione o di, in alcuni tratti, realizzare delle panchine per affacciarsi, perché in alcuni casi ci affacciamo sulle case abusive e in altri casi ci affacciamo su scarichi fognari. Quindi bisogna avere anche le idee chiare quando uno cerca, così, diciamo, di organizzare le idee dal punto di vista politico. Noi le idee ce le abbiamo chiare, ci ritroviamo a dover gestire un abuso che non è colpa probabilmente manco dei nostri padri, per una questione anagrafica, però siamo qui e lo facciamo senza nessun tipo di tentennamento. Questa è la posizione, diciamo, dell'amministrazione. Io faccio la proposta di sospendere 10 minuti. Prima della metterei fuori questa cosa, volevo semplicemente dire che chiedere di formare un giudizio, quindi di esprimersi e deliberare su una determinata questione, ritengo opportuno che questo giudizio venga formulato sulla base di tutta una serie di informazioni che siano le più approfondite possibili, perché lei ha detto bene, dico, siamo nel momento idoneo per riuscire a risanare la nostra cosa. Ciò significherà buttare a terra tutte le cose che devono essere buttate a terra, non c'è dubbio. Quello che è in violazione della legge, e la legge va fatta osservare, non ci sono dubbi su questo. Però è effettivamente necessario, secondo me, avvalersi anche di strutture esterne per vedere quali sono gli strumenti che ci possono ritornare utili per fare raggiungere questo obiettivo anche con la minore conflittualità sociale. Giusto? Perché questo è fondamentale. Io non lo ritengo una perdita di efficienza, anzi è una migliore efficienza della vita. You sexy, sexy dancer.
ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Il consigliere Martorelli rinvia del punto
qua c'è il cibo. Non avendo potuto, non c'è mai il giorno, dichiaro che c'è il coso alla seduta.